Cari amici social follower, rieccomi qui, rieccoci qui su una pre-registrazione per motivi personali. Questo video che è realizzato oggi, venerdì 23 agosto, sarà reso disponibile per voi utenti domani, sabato 24 agosto, come sapete già di primo mattino. Parliamo, come vedete, ci sono due trofei, immagini di copertina, sono i trofei degli US Open, ultimo grande slam della stagione tennistica, prima ovviamente della Next Gen, del torneo della Grande Insalatiera e quant'altro. Dopo tutto l'ambaradam della questione Sinner, che ovviamente non apro, perché, come si dice, magari se ne è già fatto in tutte le salse, in tutti i modi, andiamo a disquisire, a esaminare quelli che sono gli incontri dal primo turno dei nostri italiani, delle nostre italiane, a Flash Meadows negli Stati Uniti. Sinner affronterà McDonald, Musetti affronterà Opelka, Arnaldi affronterà la wild card Swaida, Coballi affronterà Duckworth, Berrettini affronterà Ramos Vinolas, spagnolo, Dardere affronterà il numero 31 Baez, Sonego affronterà il numero 14, Paul Fognini affronterà Machak, Nardi affronterà Bautista Agut spagnolo e poi c'è Bellucci, ultimo qualificato grazie appunto alla wild card. Per quanto riguarda Sonego, proprio questa sera, venerdì 23, si giocherà la semifinale sempre in terra a stelle e strisce, insomma, non si può dire che anche questo 2024 stiamo vedendo cose davvero eccezionali e straordinarie per il nostro tennis italiano, sia al maschile che al femminile, sia al singolare che al doppio. I potenziali quarti di finale maschili: Sinner contro Medvedev, Alcaraz contro Hurkacz, Ruud contro Zverev, Rublev contro Djokovic. Per le nostre italiane invece il primo turno vede la Paolini contro la wild card Andreescu, Cocciaretto contro Bendl, la Bronzetti contro la Sun, Trevisan contro la Townsend e la Errani contro la Buxa. Quindi possiamo dire che speriamo qualcuno o degli italiani o delle italiane possa arrivare in fondo a questi US Open. Intanto, che dire, noi ci ritroviamo sempre sui soliti canali: Facebook, YouTube, video, community, Instagram e quant'altro. Ci vediamo alle prossime occasioni. Buon fine settimana e buon sport a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao.